ben ritrovati. Come ogni mercoledì alle 20.45 siamo in diretta sul canale 216 di Sella TV per tutta la Lombardia. In replica invece per chi ci segue il giovedì alle 13.30 oppure alle 22.30, il venerdì alle 9.30 e sabato a mezzanotte. Ricordo che potete sempre seguirci in streaming attraverso il canale selatv.tv e poi ogni puntata la potete rivedere sul canale YouTube 12esimo in campo. Grazie per essere con noi anche questa sera, ricordo che da casa potete intervenire, vedete già i numeri in sovraimpressione, il fisso per chi vuole chiamare e l'altro per SMS e WhatsApp. È una puntata questa un po' a rischio visto gli ospiti, li presento subito e poi vediamo cosa butta. Buonasera quindi all'avvocato Max Battagliola, ben tornato. Ciao Mirva, la premessa spaventava un attimo, comunque ciao a tutti. No, ma quello pericoloso non è l'avvocato Battagliola. Non è il binomio. Quello pericoloso è Daniele Belotti, buonasera. Ciao, saluto così adesso, ma è il mio saluto, dopo spiegheremo il perché. Quattro zitti a casa. Tanto per essere chiari, poi spiegheremo il perché. Qualcuno a Bergamo lo sa, magari quelli fuori Bergamo non lo sanno, ma anch'io stasera mi prendo qualche soddisfazione. Allora dai, partiamo subito, questo quadro. Ce l'avevamo lasciati l'anno scorso con il ricorso del PM. Sì, allora. Un altro ricorso. Accusa di concorso esterno all'associazione delinquere a margine della, ovvero come classificato come ideologo della fantomatica e famigerata associazione delinquere della curva nord dell'Atalanta. Una delle inchieste più delle cazzate puttanate che ecco, io adesso sono libero di dire che questa è un'inchiesta che è una puttanata, chiaro, veramente non sta in piedi neanche per striscio. Ci sarà un magistrato, dico io, tanto è stato assolto, non torneranno mica. No, ecco, non vorrei essere denunciata. Lei io. Mi fermi quando esagero. Max, ti prego. È un giudizio, una critica. Allora devo fermarti. È un giudizio, una critica. Adesso ovviamente ci sarà un magistrato che un giudice che valuterà se questa fantomatica e famigerata associazione delinquere esiste o esisteva oppure come si pensa, si spera, si auspica finirà in un niente. Io ero stato accusato di concorso esterno da tre GIP, ovvero il GIP è il giudice che decide se uno deve andare a processo, quindi non sono neanche uno dei tre gradi di giudizio. E ancora prima, via preliminare, tre giudici avevano certificato, stabilito che la mia posizione era non sussisteva il reato. Il PM, Carmen Pugliese, nota tifosa della Roma. Questo per te è fondamentale? Sì, non è un elemento di secondo piano. È rilevante. Non è, da qui dipenderà anche il 4. E ha fatto ricorso addirittura in Cassazione dopo averne persi tre, è andata, ha fatto ricorso in Cassazione quindi chiedendo il quarto giudizio, tre GIP più il quarto giudizio della Cassazione, quello, la finalissima. Io ho fatto tutta una metafora su Atalanta-Roma, sul calcio, siamo andati alla finalissima. Il PM, la Roma, ha perso anche la finalissima, quindi ne aveva vinto una delle partite. Il risultato finale appunto è stato di 4-1. Questo è quello che tu hai pubblicato sul tuo profilo Facebook. E essendo la nota la fede romanista della PM, mi sono divertito anch'io adesso, dopo sei anni, qualcosa come sei anni passati sulla graticola per niente, per un reato che ancora io oggi, dopo sei anni, non ho capito che cosa fosse, anch'io mi sono tolto qualche piccola soddisfazione tirando fuori qualche immagine così, in una conferenza stampa. Tu hai anche chiesto che ti vengano fatte delle scuse? Altro che, visto che io sono stato accusato di aver fatto da tramite tra i tifosi, tra la curva e le istituzioni. Da chi le vuoi le scuse, Daniele? Ma da tutti coloro che mi hanno accusato, dagli inquirenti, in primis, dal PM, dalla procura, tanto so benissimo che non arriveranno mai, ma la soddisfazione di andare sul giornale, anche solo di chiedere che mi venga chiesto scusa, penso che sia stata una cosa giusta e doverosa per chi, per quell'inchiesta qui assurda, ci ha rimesso sei anni l'avvocato, anzi permetto di fare i complimenti al tuo collega Marco Saita, che l'ho definito un fuoriclasse perché è stato bravissimo,
nella difesa. E, 6 anni, spese legali, problemi in famiglia, perché ovviamente crea tensioni, certo, quando sei qua. Io avevo un ruolo da assessore in Regione Lombardia quando sono avuto la perquisizione in casa alle 6 di mattina, assessore ai rifiuti, quindi un tema delicatissimo. Mi permetti per dare un aneddoto, per far capire com'è la situazione? Mi citofonano alle 6 di mattina, eravamo nel pieno periodo di Yara, cioè sì, dell'inchiesta su, sì, Yara, l'8 di febbraio del 2011, e erano state fatte quella notte lì 90 perquisizioni. Non so quanti agenti, quante centinaia di agenti siano stati coinvolti nel periodo in cui 3/4 della questura di Bergamo era impegnata a cercare il corpo di Ara che avrebbero trovato 10 giorni dopo. Mi citofonano, mi chiamano alle 6 di mattina e mi dicono: guarda, gli chiedo scusa, conoscendoli di persona da anni, cosa c'è alle 6 di mattina? Dobbiamo venire da te. Dobbiamo salire da te. Salgono, entrano in casa mia, gli chiedo: assessore regionale ai rifiuti, ripeto, non è uno scherzo, anche in Lombardia è un tema delicatissimo, gli chiedo: guardate, ditemi solo una cosa, è mafia, camorra o 'ndrangheta, visto il giro che c'è sui rifiuti? No, guarda, è per un volantino della curva. Scusa, ecco, se rido, però. Sì, no, questa è andata così. Secondo voi, cari telespettatori, che cosa potrei aver risposto io di fronte a una roba del genere? Mandi ad Avialcu. Ecco, senza tanti giri di parole. No, ho risposto così: cosa vi serve? Ditemi cosa vi serve. E mi hanno sequestrato il computer. Cioè, io che avevo a che fare con... E c'erano appena stati anche degli arresti eccellenti in quel periodo in Regione Lombardia sul tema rifiuti, non ovviamente il sottoscritto figurava come uno degli elementi delle intercettazioni che rendeva difficoltoso fare quell'operazione, che avevano in ballo anche importanti esponenti politici a Brescia, anche non voglio fare i nomi oggi, però erano stati indagato il presidente della regione, indagato un altro assessore, arrestato, colto sul fatto, un noto politico bresciano, un imprenditore famosissimo a Bergamo che si è fatto 60 giorni in galera a San Vittore, e vengono da me per cercare un volantino, anzi neanche un volantino, un comunicato stampa della curva. Mi pare grave. Quella roba qui però è finita su tutti i telegiornali il giorno, sì, dopo d'Italia, e centinaia e centinaia di articoli di giornale. Ma Max, com'è possibile che... cioè, una cosa così ci abbia impiegato, cioè, 6 anni e poi 4 gradi di giudizio alla fine, sì? No, non 4 gradi di giudizio. No. 3 giudici preliminari, sì, diverse, più la Cassazione. Ma diciamo spesso che uno dei problemi dello Stato italiano è appunto la lungaggine dei processi. Io, per quanto riguarda la situazione, innanzitutto sono umanamente contento perché si è risolto tutto e quant'altro. Da un punto di vista personale mi dissocio da quello che ha detto, ma non tanto per il ruolo che rappresento, ma perché conosco anche direttamente il pubblico ministero che è stato chiamato in causa. Io sono fermamente convinto che in buona fede abbia fatto il proprio dovere, e sono contento però che il collega, ma soprattutto la giustizia, abbia fatto sì che il nostro caro amico Belotti sia stato prosciolto. Il discorso della Cassazione ha posto certamente la parola fine sul proscioglimento, che però era già stato accordato da 3 giudici, quindi io ritengo che la giustizia aveva già iniziato la propria convinzione, il proprio convincimento già all'epoca dell'udienza preliminare, dove il Belotti è stato prosciolto perché il fatto non sussisteva, comunque non vi erano indizi così importanti per poterlo poi giudicare a processo. Spesso queste cose accadono, un'indagine è sicuramente una cosa complicata, non conosco gli atti, quindi non mi posso esprimere personalmente, però in questo momento, visto che la giustizia, quindi la parola fine, dice che il Belotti è totalmente innocente, mi dispiace a livello umano che una persona possa subire
e lo conosco perfettamente perché facendo l'avvocato penalista da diversi anni so quello che ci sta dietro. Purtroppo molte volte andiamo a leggere soltanto colpevole o innocente, mentre in realtà le persone che loro malgrado si trovano coinvolte in un'indagine di questo genere e devono affrontare un processo, soprattutto magari con tantissimi imputati, attraversano un calvario, un percorso che sicuramente non è dei più semplici. Io spero che questa mia soluzione porti anche, visto che comunque sarei, secondo l'accusa, ero l'ideologo dell'associazione Linquore, se viene a mancare la testa, è già uno dei tentacoli di questa associazione, è stato prosciolto da ogni accusa quando sono stati verificati i fatti a livello singolo in un altro processo parallelo. E quindi diciamo che spero che questa soluzione porti anche a vanificare l'altra accusa, quella del processo sull'associazione Linquore Curva Nord, che è in corso. Ecco, non conoscendo gli atti e i fatti, però certamente non posso non disconoscere, perché non faccio l'ipocrita, indipendentemente dal fatto che possa o meno stimare l'interlocutrice, cioè in questo caso il pubblico ministero o il giudice che ha deciso, ma è abbastanza singolare che in situazioni di calcio, comunque di stadio, venga riconosciuta un'associazione Linquore che spesso non viene riconosciuta per reati satellite molto più gravi. Ecco. Senti Daniele, da casa arriva una domanda per te. Intanto vi invito, se volete eventualmente mandare i vostri messaggi, i numeri li vedete in sovraimpressione. Ciao Daniele, complimenti per la grande e giustissima vittoria. Una domanda: ma qualcuno pagherà per il danno d'immagine e per le spese legali che immagino saranno salate? No, rispondo io. Così ti... Sì, no, aspetta, prima una premessa. Le spese legali, no, perché altrimenti il mio avvocato si agita e gli faccio tutte pubblicità fatturate. Negativa. No, non sono salate, perché altrimenti nessuno fa da lui. È bravo, ma non è caro, diciamo. E poi tutto fatturato. E commentiamo così. Bello, ovviamente. No, ti rispondo io, nel senso che la giustizia italiana non prevede, salvo la detenzione, cioè quindi salvo la detenzione in carcere, la riparazione per ingiusta detenzione, perché appunto è prevista per la detenzione. In questi casi le persone che vengono loro malgrado sottoposte, come dicevo prima, a un procedimento penale, hanno, in caso di assoluzione come in questo caso, di proscioglimento definitivo come in questo caso, soltanto l'amara soddisfazione di poter dire sono stato prosciolto. Io riguardo a questo, perché comunque non ho più ruoli. Poi mi devo fermare. Non ho più ruoli istituzionali, perché per quell'inchiesta qui ho dovuto rinunciare a qualsiasi ruolo, regione, comune o qualsiasi cosa. Però comunque ancora un ruolo politico. Allora, proprio alla luce di quanto hai detto tu, se uno va in galera da innocente, ritenuto innocente, con sentenza passata in giudicato, può chiedere il risarcimento. Non è molto, non è facile, ma può chiederlo. Io alla luce di questo ho fatto un progetto di legge in cui vengono istituite le pubbliche scuse nel momento in cui uno viene indagato, non va in galera ma viene indagato, viene assolto con sentenza passata in giudicato e può chiedere le pubbliche scuse alla procura, con tutta una serie di procedure ovviamente. Costo zero per l'amministrazione e cerca di dare dignità alla persona che è stata accusata. Quando uno diffama, nella sentenza spesso, oltre al risarcimento, viene chiesto a chi la pubblicazione di pubbliche scuse da parte del querelato, di chi ha diffamato. No, poi è prevista anche. Io ho chiesto una roba del genere. So che non andrà da nessuna parte, però cominciamo a sollevare il caso. Perché in alcuni reati è prevista come sanzione accessoria proprio la pubblicazione a sentenza, a spese peraltro del condannato, sulle principali testate, ad esempio il Corriere della Sera, eccetera, in casi assolutamente gravi dove è prevista come sanzione accessoria. L'idea di queste pubbliche scuse, che sicuramente non solleva sono il caso, forte, molto difficile e non tanto ben voluto dalla magistratura, che era l'idea della cosiddetta responsabilità civile anche della magistratura, è una via di mezzo che sicuramente non prevede costi, è solo una questione di immagine e di dignità. Mi devo fermare, allora c'è un breve pubblicitario, poi tra le altre cose questa sera ci occuperemo di quello che è successo a Pisa 2 settimane fa e di quello che è successo la settimana scorsa con i giocatori che sono andati a salutare i tifosi che erano fuori, ma ne parliamo dopo. E poi avremo un collegamento telefonico con Simone Meloni, giornalista e blogger per Il Fatto Quotidiano, che ci aggiornerà un po' sulla situazione di Roma, visto che siamo in tema di Roma, no Daniele?
E poi quest'estate alla festa di Radio Onda d'Urto, come ogni anno, c'è stato un dibattito con tematiche ultras. Vedremo l'intervento di Diego di Brescia e poi era previsto l'intervento di Claudio di Bergamo, che per ovvi motivi poi non ha potuto presenziare, me lo diranno. Quindi c'è stato comunque l'intervento di Daniel della Curva Nord di Bergamo. Quindi vi faccio vedere una prima parte, poi vedremo anche gli altri pezzettini. Uno dei temi che sono stati trattati poi è stato quello del numero di identificativo, ma non solo, comunque si è parlato di tema di repressione, che allo stadio è un tema che va alla grande, insomma, cioè, c'è molto di cui discutere. Alla grande. Quindi il break pubblicitario e poi la prima parte del servizio, vi invito a rimanere con noi. Casa del Pane è aperta tutte le notti da mezzanotte e mezza fino alle 13:30 del giorno dopo con orario continuato. Chiusa il pomeriggio e il sabato sera. Preparano gustosi panini e tutti i prodotti da forno e prodotti alimentari. Proprio così, pane fresco, pizze, focacce e brioche. Le puoi trovare anche di notte alla Casa del Pane a Brescia in via Milano 106. Vuoi personalizzare qualsiasi articolo di uso comune? Ci pensa Serilogo. Con attrezzature all'avanguardia, stampa su tessuto e materie plastiche, serigrafia su oggetti, anche tutto tondo, stampa digitale di banner e striscioni, decorazioni su vetrine e automezzi, incisioni a laser su articoli in metallo, legno, pelle e materie plastiche. Vuoi rendere originale la tua felpa o il tuo cappellino? Rivolgiti a Serilogo, Arezzato Brescia, in via Industriale 19. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.serilogo.com. Dea Bar, a Bergamo, a due passi dallo stadio. Il Dea Bar vi aspetta ogni domenica dopo la partita. E per i primi 10 che si presentano con il biglietto stadio, la birra è gratis. Dea Bar, a Bergamo, in via del Guerino 1A. E non dimenticate, ogni venerdì sera, feste a tema. L'azienda Betty è un'organizzazione all'avanguardia che, seguendo i più innovativi principi della logistica e del marketing, è in grado di offrire una diversificazione dei prodotti e dei servizi non comune nel settore beverage. Un'accurata ricerca qualitativa porta quotidianamente a selezionare migliori produttori di birre e vini, sia italiani che esteri. L'azienda Betty è a Cividate al Piano Bergamo, in via Roverselli numero 2. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.betty.net. Bere Betty, vivere lo stile. Il nuovo da Opel. Opel Corsa, tecnologia premium per tutti. Scopri Corsa Bicolor, il meglio è di serie, a 9.950 euro, sabato e domenica. AZ Veicoli, concessionaria Opel di Bergamo e anche ad Albano Sant'Alessandro e Sorisole. Doveva esserci qui, proveniente da Bergamo, Claudio Galimberti, al secolo in boccia, che è stato ultimamente, cioè, diciamo, è vessato da anni in vari modi, però addirittura sottoposto all'obbligo di sorveglianza speciale e da noi invitato, ha avuto il diniego da parte della questura, chissà quale, come trattato come pericolosissimo criminale, e quindi non ha potuto venire. Non è secondario o secondaria l'azione che alcuni mass media fanno, alcuni in modo forse leggero, alcuni in modo mirato, per demonizzare certe categorie. Per introdurre, io dico solo una cosa,
ci sono due forme, secondo me, di repressione che colpiscono in particolare, visto che siamo qui in tanti, il mondo ultra. C'è quella a livello legislativo, quindi tutta una serie di provvedimenti amministrativi o penali che vi colpiscono nell'arco degli anni per quello che fate, per quello anche che non fate, purtroppo. Ma c'è anche quello che è invece l'intervento diretto di polizia, carabinieri o sedicenti forze dell'ordine, che in questo ambiente assolutamente particolare e mascherati dalla non possibilità di essere riconosciuti, compiono, probabilmente non tutti, però una serie di vessazioni, comunque penso di essere in toto i tutori dell'ordine e di avere assolutamente l'impunità garantita per tutto. Dico questo perché introduco, là di quello che ovviamente Diego vorrà dire, anche il tema del codice identificativo, che mi sembra che sia una cosa che sta parecchio a cuore al vostro gruppo, ma in generale a una buona componente del mondo ultras e non solo. Come sapete tutti, quello che viene testato all'interno degli stadi poi viene riproposto in forme magari diverse, ma comunque con gli stessi propositi, anche in contesti diversi da quelli dello stadio. Voglio partire subito dall'assenza di Claudio, un'assenza che dimostra secondo me, tutti i limiti di uno Stato, tutte le paure, tra l'altro infondate, di uno Stato che è bravissimo a reprimere, perché lo Stato italiano si è dimostrato numero uno nel fatto di repressione e di punimento delle persone, delle personalità, ma incapace di educare o di prevenire certe situazioni. La dimostrazione è che tante volte le situazioni di quando siamo di stadio si sono risolte non tanto con l'azione repressiva della polizia, della questura, della cedere, ma sono state risolte dalla maturità, dall'intelligenza dei gruppi ultras, dei gruppi organizzati. Chiaramente siamo qua ad autocelebrarci. Nella nostra vita abbiamo fatto tantissimi errori come ultras, tantissimi altri ne faremo perché siamo fondamentalmente degli uomini, però c'è una cosa che lo diciamo sempre: noi tutti gli errori che abbiamo fatto li abbiamo sempre pagati. E la verità è che questo Stato, oltre ad avere paura di persone come Claudio, avere paura di persone che ragionano e soprattutto che fanno riflettere più giovani e le generazioni su certe dinamiche, è uno Stato che vuole controllare la nostra vita e lo fa attraverso degli strumenti, ad esempio la tessera del tifoso, lo fa attraverso dei provvedimenti come quello che ha colpito Claudio, ma non è l'unico provvedimento. Sono provvedimenti che vengono utilizzati apparentemente per calmare, diciamo così, l'opinione pubblica, per far vedere che si fa qualcosa nei confronti di persone a detta loro particolarmente agitate, particolarmente violente, particolarmente influenti in un contesto abbastanza numeroso. Ma questa è una menzogna, perché i fatti dimostrano, la mia esperienza dimostra che lo Stato non ha paura delle persone violente, tra virgolette, anzi ci convive benissimo con le persone violente, a patto che queste persone facciano quello che lo Stato non richiede di fare. Lo Stato reprime quelle persone che non piegano la testa, reprime quelle persone che si ribellano, si rifiutano di accettare regole assurde, provvedimenti liberticidi che non vengono applicati nemmeno ai peggiori criminali. E quando parlo di criminali, a me viene in mente la gente che governa il calcio di oggi, a me viene in mente quei cinerini che hanno ridotto in fin di vita Paolo Scaroni. Io parlo di uno Stato che con i propri cittadini è inflessibile, soprattutto quelli che non possono ribellarsi, ma con i propri rappresentanti, soprattutto quando sbagliano, e quando sbagliano, sbagliano di grosso, lo sappiamo tutti, non fa nulla, è incapace di intervenire, li difende, li giustifica, li aiuta a uscire dai processi in cui vengono coinvolti. È sempre più difficile vedere un poliziotto condannato, che credetemi, io non ho mai spiccato la galera a nessuno, a neanche al cedevino. Però chiaramente di fronte a certi gesti, addirittura bestiali, a certe violenze, noi chiediamo che ognuno si prenda le proprie responsabilità, proprio come ci chiedono di fare a noi. Quindi un poliziotto che sbaglia, come ha sbagliato con Paolo, dovrebbe avere innanzitutto le palle e la coscienza di dire: ok, ho sbagliato, mi prendo le mie responsabilità. Ma soprattutto dovrebbe smettere di fare il poliziotto, perché una persona così è pericolosa. Allora, in un passaggio di questo dibattito, poi vedremo le altre parti, Diego diceva che lo Stato
Quando prende dei provvedimenti particolari nei confronti di qualcuno, in questo caso stiamo parlando di tifosi, che può essere, non so, sorveglianza speciale, il foglio di via, non lo fa perché teme persone violente, ma lo fa perché teme le persone che invece cercano di far ragionare gli altri, persone che magari hanno una particolare influenza nei confronti di gruppi più o meno numerosi. È possibile? Allora, sulla sorveglianza speciale, che è un caso rarissimo ed è stato applicato a Bergamo, e abbiamo ancora qualcuno che è sotto sorveglianza speciale, diciamo che la stessa persona, facciamo nome e cognome, il Boccia, aveva anche, tanto lo sanno tutti, non è mica, ha avuto anche un altro provvedimento che non si era mai visto, che era il foglio di via dalla tua città. L'hanno applicato anche a Brescia adesso, il foglio di via dalla tua città. Aspetta. Però città e provincia. No, il foglio di via dalla tua città, cioè non è il foglio di via dalla città dove sei, dove devi andare. No, ah certo, è vero, città di residenza. È una cosa che non si era mai, è il confino. Certo. Il confino era stato applicato per i mafiosi, venivano mandati al confino al nord. Qui è stato fatto un provvedimento per uno, gli hanno detto tu fra 3 ore devi uscire dalla provincia dove abiti, è un provvedimento che non si è mai visto da nessuna parte, la differenza che il mafioso mandato al confino gli veniva riservato l'alloggio, era là nel invece suo alloggio. Invece il tifoso deve arrangiarsi. Al tifoso gli hanno detto tu prendi, arrangiati, fra 3 ore devi essere fuori dal confino della provincia e ti arrangi. Ma secondo mai vista. Voi siete d'accordo con quello che dice Diego, che questi provvedimenti non vengono presi nei confronti di persone che sono ritenute, che fanno paura in quanto violente, ma che fanno paura in quanto hanno un cervello e cercano di far, e non alzano la testa, non la piegano? È un'opinione, però cioè, se motivata è condivisibile, cioè nel senso che potrebbe, cioè, nel ragionamento che faceva Diego in questa considerazione, ci può stare, è un'opinione. Io ritengo invece che i provvedimenti, soprattutto i provvedimenti dello Stato, debbano essere adeguatamente e fortemente motivati e assolutamente consoni a quella che è la legge. Per quello che io dico, capisco tutto, tutto può essere fatto anche in maniera errata, però esiste una giurisdizione per ognuno di questi provvedimenti limitativi comunque della libertà personale, perché sono a tutti gli effetti limitativi della libertà personale, e mi meraviglio non tanto che vengano applicati da qualche interprete momentaneo della norma che ha in quel momento il potere di poterlo fare, ma che poi chi va a giudicare sarebbe veramente una cosa grave. Ecco, il discorso che faceva prima, io non sapevo di questa situazione accaduta a un tifoso dell'Atalanta di confino vero e proprio, cioè quel famoso foglio di via obbligatorio dalla propria città e addirittura dalla propria provincia. Vorrei sapere poi cosa ha detto eventualmente il TAR in ordine a questo provvedimento, e dopo il TAR il Consiglio di Stato che giudica sul TAR in questo caso della Lombardia, perché il provvedimento è stato preso a Bergamo. Quindi per capire dovrei capire queste cose. Sul fatto che vengano applicati certe volte in maniera astrusa, certe volte in maniera anche troppo pesante, certi provvedimenti lo vedo tutti i giorni, perché accade da quando poi io frequento le vostre trasmissioni e ho messo il naso nel mondo ultras, veramente ne vedo di tutti i colori, però possono capitare anche in altre situazioni. Non tante quanto nel mondo ultras, però capitano anche nella vita di tutti i giorni. Però mi meraviglierei che degli organi giurisdizionali che invece sono chiamati ad applicare a casi uguali la stessa norma possano arrivare a rendere definitivi e legittimi provvedimenti così forti e totalmente ingiustificati. Allora, leggo qualche messaggio. Nessuna associazione se non amicizia e aggregazione, sempre comunque ultras liberi. Ciao Milva MC. Ciao, grazie per i saluti. Concorso in associazione esterna, Belotta siccome Andreotti, entrambi assolti, meno male che tanche mia la gomma. Questa proprio, cioè, sì, ma l'associazione delinquere di Andreotti, il concorso esterno di Andreotti era con Provenzano, Riina, eccetera. Te, ecco. Me col Boccia, il Bafo e il Gigi Lucerto. Insomma, allora poi mi scrivono. Ciao, buona serata a tutto lo studio. Ciao Milva, volevo dire che Claudio il Boccia è un grandissimo uomo, insieme a tutti i ragazzi della curva che sono andati ad aiutare i terremotati. Comunque contro il Napoli ci vuole tutto lo stadio pieno per tifare. Ciao Lele, Ponte San Pietro.
vabbè, sia oggi uscita questa notizia che andranno i ragazzi della curva a portare 26.000 euro frutto di raccolte fatte con una vendita di 7 maglie alla lotteria fuori dalla curva dello stadio una sera e poi una raccolta fondi fatta allo stadio con Atalanta Torino insieme al club amici. 26.000 euro andranno di persona. No, ci andrà il cassiere dell'associazione. ci va con permesso speciale il boccia. No, ho visto la notizia sull'Ego perché chiaramente mi sembrava una notizia da dover essere trattata. Un permesso speciale per 4 giorni per andare a portare i fondi. Era una notizia da quotidiano. Al sindaco di Amatrice che fra l'altro è un allenatore di calcio, l'allenatore del Trastevere in Serie D. No, una cosa bellissima questa ed è bene anche che se ne parli, però la notizia era che c'era il permesso per andare, certo. Insomma, cioè, la notizia è che vanno a portare questa cifra raccolta che è considerevole, che ci vada perché ha avuto un permesso e secondo me non so quanta rilevanza avesse, comunque vabbè. Comunque alla gente tutta, tranne pochissime, interessano sempre le cose negative, quelle positive interessano poco. Allora, vi faccio sentire una seconda parte del dibattito e qui interviene Daniel della Curva Nord di Bergamo che parla di quanto sia importante fare controinformazione e che poi insomma è quello che facciamo noi, che poi dovrebbe essere vera informazione la nostra perché noi raccontiamo un po' i fatti come si svolgono, però comunque controinformazione, vi faccio sentire quello che ha detto. Gli esempi che sono stati fatti questa sera rappresentano molto il momento che stiamo vivendo, quindi a livello repressivo. Chi vive molto di più certe cose in città, chi come noi sulla strada a livello ultras ci teniamo e la vediamo da tantissimo tempo e le nostre storie le abbiamo, l'esempio fatti prima, l'esempio di Claudio, tantissime cose ci devono far capire, ci devono far riflettere che una delle nostre armi più importanti che abbiamo senza dubbio è la controinformazione. Questa è stata un'arma molto importante per cercare di controbattere a tantissime vigliaccate, a tantissime bastardate che quotidianamente la questura con dei giornalisti schiavi, con dei giornalisti che non sono mai stati in grado di fare una domanda in più, di portare le proprie idee lì, hanno sempre creato questo clima ostile. Quindi anche noi a livello di curva sicuramente qualche anno abbiamo fatto dei passi avanti a livello di controinformazione e a livello comunicativo in primis con la nostra gente e anche con la città in cui viviamo e tutto con la gente normale. E dobbiamo dire che questa cosa l'abbiamo capita sicuramente dopo, ma ha portato dei frutti molto molto importanti di un lavoro in questi anni sicuramente ottimo. È incredibile e paradossale come in un mondo ultras, con il discorso degli esempi sicuramente ce ne sono tantissimi. Mi viene in mente solamente adesso un ragazzo di Ancona che da novembre è in carcere per delle firme mancate. E questa storia forse neanche Ancona, tantissimi cittadini di Ancona lo sanno. E questo è una colpa anche del mondo ultras, è una colpa di tutte le piazze perché non siamo in grado in certe situazioni di portare avanti delle battaglie che oggi colpiscono quella città. Domani chi lo sa se sulla nostra pelle saremo qua a raccontare e a vivere e a combattere perché queste cose sono toccate a un nostro amico, a noi o a chi ci sta a fianco a combattere in tante battaglie. Quindi sicuramente questo deve essere un passaggio molto molto importante che tante tifoserie devono cominciare a uscire dal proprio orticello, basta guardare sempre nel proprio orticello e contenti loro, contenti tutti, ma fare dei passi avanti che possano portare al movimento sicuramente a vivere sicuramente meglio. Anche per noi essere qua stasera non è molto semplice, nel senso che sappiamo tutti la rivalità forte che c'è, ma sappiamo che certe battaglie questa cosa non conta, perché su queste battaglie bisogna comunque essere solidali, avere la mente più aperta, cercando di andare oltre tutto, ma mantenendo comunque la rivalità che per noi resterà sempre sacra, è una cosa nostra, che ce la vivremo nostra e ce la vivremo finché avremo la forza di combattere in uno stadio, in una curva, un gruppo qualsiasi, o qualsiasi gruppo di persone che crede ancora in questo ideale a testa alta. Quindi il ringraziamento per l'invito che ci è stato fatto questa sera e quindi grazie per l'invito e per averci invitato a questo dibattito. Grazie. Allora, intanto chiedo alla regia se riusciamo ad avere il collegamento a breve con Simone Meloni, che è romano.
non so quale sia la sua fede calcistica onestamente, però lui è giornalista ed è blogger per il Fatto Quotidiano. Roma o Lazio cambia poco. Però a proposito di controinformazione, perché anche lui cura una rubrica appunto sul Fatto Quotidiano in cui cerca di fare controinformazione, anche per capire un po' come la situazione nella capitale, che adesso al di là di tutto credo che anche lì le tifoserie non se la stiano passando molto bene, anzi. Stadio deserto, curva deserta. È una cosa incredibile, anche perché mi sembra che passi indietro, nonostante lo stadio si sia svuotato, il prefetto non ne abbia voluti fare. Non mollano. Lasciano tutto così com'è. Questa è, cos'è, la curva sud o la curva nord, con la Roma. E penso la Roma, perché dove sì. La bandiera... Questa è la curva nord della Lazio. No, non so, penso... ha fatto 4.000 abbonati la Lazio quest'anno, dico una stupidaggine. Per cui insomma questo dovrebbe fare anche un attimo riflettere. Dovrebbe far riflettere molto, ma evidentemente oppure, quella là è curva sud. Oppure quello che qualcuno vuole. Ah beh, sicuramente chi ha interesse a far sì che i tifosi restino a casa a guardare la partita in televisione, dove ci sono certo. I veri interessi, i veri soldi. Esattamente. Dello stadio pieno non gliene frega niente. Anzi. Beh, comunque è importante cercare di fare informazione. Quello che diceva Daniel è che magari una volta i gruppi ultras erano un pochino più chiusi, anche perché non avevano grandi esperienze positive con la stampa, visto che li ha sempre massacrati, quindi non amavano molto aprirsi. Oggi, secondo me, oggi hanno imparato la musica a comunicare. È cambiata, grazie, cioè, spesso si critica il progresso, ma molte volte il progresso porta anche, sotto il profilo della libertà, un aumento di livello. In questo caso internet sì. E tutto quello che ha sostituito la carta stampata, che fino all'altro ieri era veramente il quarto potere, ma strettamente legato agli altri tre poteri, oggi vi è la possibilità di capire esattamente la stessa notizia, come può essere interpretata in vari modi, e quindi andare a ricercare quello che in qualsiasi settore, in qualsiasi situazione è la verità. Quindi oggi siamo fortunati ad avere la possibilità di avere trasmissioni ad esempio come questa, o che comunque richiama che è un caso, che è un caso unico, e quindi è anche giusto veramente però ringraziare, ma anche sottolineare il fatto che tu ci metti la faccia su una trasmissione del genere. Non è semplice portare avanti una trasmissione del genere, che è unica nel panorama italiano, che poi nelle televisioni, perché è una controinformazione forte. Esatto. Perché in televisione non è, si va oltre al giornalino della curva. Esatto. Infatti questo qualche guaio me l'ha procurato la scorsa stagione, sì, speriamo che questa ragione, vada meglio. A maggior però ragione, sapendo di essere osservati, le notizie che passano in una trasmissione come questa sotto l'occhio del ciclone debbono necessariamente essere notizie vere, perché appena dovesse essere messa io una le notizia veri, falsa io le verifico, e tendenziosa, e quando non credo sono certa, che Milva andremo a trovare con le arance. Ci consigliano di non invitare mai ospiti che sono appena stati assolti dopo 6 anni, che si lasciano andare, si fanno trasportare. Ma così. Vedi che ho messo un avvocato vicino. Allora, abbiamo raggiunto intanto Simone Meloni da Roma. Pronto? Pronto? Sì, Simone, buonasera, benvenuto. Sì, buonasera, buonasera amico, buonasera a tutti. Grazie all'ospitalità, capisco benissimo quando dici che un po' di guai te l'ha procurato. Beh, immagino che insomma forse anche tu qualche problemino, appunto, visto quello appunto. Che scrivi magari. Stavamo appunto dicendo di quanto è importante comunque fare controinformazione. Tu tra l'altro stai anche cercando di far conoscere a tutti anche la situazione di Roma, di quello che succede a Roma, di quello che succede anche alle tifoserie che vengono a Roma. Noi tra l'altro abbiamo avuto un'esperienza l'anno scorso con i ragazzi di Saint-Étienne in una partita di Champions, quindi sappiamo cosa vuol dire venire nella capitale, soprattutto negli ultimi anni. È sempre stato un po' così, ma negli ultimi anni mi sembra che il gioco, chiamiamolo così, si sia un po' inasprito. Sì, diciamo che definire un po' inasprito purtroppo è un eufemismo. Come ben sottolineato, quest'anno questo inasprimento che già ha portato alla diaspora delle due tifoserie capitoline, che ormai disertano lo stadio in maniera consolidata, insomma abbiamo tutti davanti gli occhi i numeri che girano all'Olimpico durante le partite di Roma e Lazio. Ecco, questa repressione quest'anno ha colpito anche le tifoserie che sono venute all'Olimpico. Infatti
da inizio stagione mi sembra che siano fioccati qualcosa come 52 provvedimenti pecuniari, quindi 42 multe per chi stazionava su via di fuga, intendo, secondo questo riporto in soldoni la mappa della questura, intendo a repentaglio la sicurezza e lo svolgimento delle mansioni di solito dedicate agli steward, ecco, sono stati gli altri tipi del Udinese, della Juventus, che sono stati le due prime tifose degli ospiti rispettivamente con Roma e Lazio, oltre ovviamente a questi provvedimenti sono stati stati anche alle due curve, quindi sia a romanisti che a laziali. Questo tanto per sottolineare come tutte le parole dette dalle istituzioni lo scorso anno, che diciamo invitavano i tifosi a tornare nei settori popolari per far sì che le barriere venissero abbattute, in realtà si sono rivelate tutte fandonie, e appena è rientrata un pochino di gente sono fioccati questi provvedimenti che vanno evidentemente in una direzione di totale chiusura verso le due tifoserie e verso il tifo organizzato, perché poi va ricordato che nulla è casuale e ovviamente questi provvedimenti sono usciti fuori quando un gruppo della Roma ha deciso di rientrare, seppure in maniera silente, la turba nord della Lazio a inizio stagione aveva deciso di rientrare, seppure in parte. Senti Simone, ma questa vicenda poi, non so come si chiama, dello scanner facciale, come funziona? Allora, guarda, lì io sento, mentre mi mettevate in collegamento, sentivo che parlavate di informazione fatta con i piedi. Ecco, questo è stato uno dei casi esempio, perché quella è stata, innanzitutto non c'è nessun scanner facciale, è stata un'agenzia battuta in maniera un po' approssimativa dall'ANPA, ma diciamo anche foraggiata dalla maniera di comunicare della questura di Roma, che è quella che è. Il scanner facciale in Brasile Olimpico non ce ne sono, come non ci sono impronte digitali. Quello che c'è sicuramente è il rilevamento biometrico del volto dei tifosi che ogni volta varcano i tornelli, è qualcosa che ci è stato detto, che già esisteva da circa un anno e mezzo allo Stadio Olimpico, che dovrebbe snellire le procedure di schedatura, perché poi di questo stiamo parlando, la parte della questura, che dopo mi sembra 7 giorni questi volti vengono cancellati. Ecco, scusami, ho iniziato male, in realtà sì, questa è una sorta di scanner facciale, sono le impronte digitali che non sono mai esistite allo Stadio Olimpico, dato che all'inizio si era parlato di impronte digitali, si era parlato è come l'aeroporto in maniera errata. È come l'aeroporto, mi sta dicendo, sì. Belotti. È come l'aeroporto, cioè fai il varco dell'aeroporto hai l'immagine. Ecco, ovviamente a Roma è stato fatto passare come una normale amministrazione per motivi di ordine pubblico, anzi la signora Stradiotto che presiede l'osservatorio ci ha detto che per lei non si sente controllata. Ulteriormente non si sente che stata allo stadio, e questo, permettetemi di dire, è un po' come chiedere all'oste se il suo vino è buono. ovviamente non è così, e a livello mentale anche questo ha giocato un suo ruolo nella mente di chi frequenta lo stadio, che adesso a Roma viene visto in tutto e per tutto come un lager, perché rischi di prendere una multa se cambi posto. Sei schedato e controllato in maniera ossessiva da 3 controlli, perché c'è un prefiltraggio, un altro prefiltraggio prima dell'entrata, e poi c'è il tornello, persone che ovviamente non vengono fatte entrare se non hanno misure antiterrorismo, di documenti che tutti conosciamo. Va bene. Non so, poi parlano di famiglia allo stadio, continuano a parlare di famiglia allo stadio, di normalizzazione degli impianti sportivi affinché i bambini possano tornare allo stadio. Non so quanto ognuno di noi porterebbe un figlio in un luogo che di fatto è diventato un peggio dell'aeroporto. Almeno nell'aeroporto abbiamo dei motivi logici per è vero, è vero.
Senti Simone, ti ringrazio per questo aggiornamento. Se riesci a capitare dalle nostre parti, magari facciamo una chiacchierata qui in diretta. Guarda, spero, quest'anno, l'anno scorso lo so, te l'ho detto diverse volte, però alla fine purtroppo non ce l'ho fatta. Quest'anno iniziamo dalla nuova stagione, quindi spero, ti prometto solennemente di capitare da quelle parti e di venire in tradizione. Anzi, io rinnovo i complimenti che sentivo ti venivano fatti prima. Grazie. E penso che il tuo spazio, come quelle poche voci che riescono ancora ad emergere fuori dal coro, debbano avere maggiore rilevanza, perché poi per me, se mi ti rubo 30 secondi, certo, il problema principale di tutto ciò, prima di osservatori, CASIS, ministeri dell'interno e quant'altro, purtroppo siamo noi media che facciamo, non siamo noi giornalisti che facciamo un lavoro a dir poco approssimativo, e tante volte vogliamo dirlo anche in malafede. Si parla di quello che più fa comodo, si seguono vengono chiamati oggi trend topic per vendere 10 copie in più, ma non si fa mai informazione, quello che succede a Roma come quello che succede a Bergamo, quello che è successo a Bergamo, insomma, negli ultimi 3-4 anni è qualcosa di scandaloso. Non mi riferisco solamente al Bosa, ma a quello che succede alla curva interna, di proprietà demonizzata. Penso che abbia pochi uguali in Italia la curva dell'Atalanta, forse ha il peccato di saper fare aggregazione. Evidentemente nella nostra società, nella nostra Italia, saper fare aggregazione è un qualcosa che deve assolutamente sparire. Ecco, posso dire che mi è dispiaciuto vedere che i ragazzi della Nord quest'anno hanno rinunciato alla festa della Dea. Spero che ritorni ad essere un appuntamento annuale per la città di Bergamo, perché è un qualcosa che anche da romano, quindi magari da rivale calcistico, ora è un qualcosa che gli ho sempre invidiato, perché ho sempre visto famiglie, bambini. Ecco, bisognerebbe far vedere questa immagine a chi ci parla di famiglie allo stadio, bisognerebbe far vedere il modello Bergamo, ma non il male, perché Bergamo è un modello di aggregazione e di calcio. Questo bisognerebbe mettere nella testa di chi vi ha deciso di far diventare gli stadi dei veri e propri lager. Simone, grazie per questo tuo intervento. A presto, allora. Grazie a te, Diva. Ciao. Ciao, buona serata. Beh, sì, è vero, chi fa aggregazione fa paura, perché mi sembra che ora siamo in una società che tende molto ad isolare, e quindi fare aggregazione. Beh, se pensiamo che la prima cosa sulla quale viene messo mano negli stati totalitari è proprio vietare l'aggregazione. Se però abbiamo una carta costituzionale che tra i diritti garantiti dalla stessa, uno dei più importanti è la libertà di aggregazione e di associazione. Per adesso ce l'abbiamo ancora. Quindi, ripeto, torniamo sempre al punto. Cioè, possono esistere degli abusi sbagliati, però non possono essere tollerati. Quindi io ritengo che le istituzioni, e in particolar modo la giustizia, debba intervenire in maniera assolutamente legittima, perché peraltro prevista la Costituzione, ma in maniera forte, per evitare che questo possa portare delle conseguenze dannose, perché quello che sentiamo dagli stadi è clamoroso, ed è evidente che il disegno che secondo me vi è dietro queste situazioni è quello di incrementare il calcio a porte chiuse finanziato dalle televisioni, anche perché il calcio, se andiamo ad approfondire un discorso prettamente calcistico che poco a che vedere con quello ad esempio della tifoseria, ma prettamente calcistico, oggi i calciatori di serie A di basso livello o di serie B eccetera prendono degli stipendi che una volta prendevano in prima categoria. Sì. Perché tolte quelle 4-5 squadre enormi finanziate dalle televisioni, per il resto il calcio è tornato ad essere quasi un hobby, con ovviamente di conseguenza un livello che si abbassa sempre di più in Italia. Allora ci scrive Ema da Ro, che è Milano Ro, no? Sì. Ro. Ciao a tutti, anche se siamo rivali con l'Atalanta, giustizia per il Boccia che se la merita.
E poi, lo stadio da sempre come laboratorio di repressione. Ora questa repressione sta uscendo dallo stadio per colpire chiunque non piega la testa. E citano uno striscione fatto anni fa, unitamente da tante tifoserie, leggi speciali ieri per gli ultras, oggi per tutta la città. Assolutamente vero. Va bene, vi faccio vedere un altro pezzettino del dibattito, così abbiamo modo di parlare. Non so se la parte in cui Diego parla di caste, poi ce ne sarebbero da aggiungere, non so se è quella, la vediamo insieme e poi rientriamo in studio. Ci sono anche i caste. Perché in Italia quello che è successo è che con tutti questi provvedimenti, con tutti questi strumenti di repressione, di controllo, cominciare dalla tessera tifoso, non si è scalfito, se non leggermente, il mondo ultras, si è colpito paradossalmente proprio quelle categorie che si voleva riportare allo stadio, le famiglie ad esempio, i bambini, cioè tutti quei tifosi magari più tiepidi che non sono disposti a superare tutti i sacrifici, a fare tutti i sacrifici che ad esempio che magari noi ultras cerchiamo di fare a prescindere. Purtroppo l'Italia è il paese delle caste, c'è la casta dei poliziotti che è intoccabile, c'è la casta dei giornalisti che forse è la peggiore, c'è la casta dei politici chiaramente, ci sono, cioè, poi ce ne saranno altre, sono tutte categorie intoccabili che sono bravissime a giudicare, a fare la morale, a dettare l'etica, a dettare le condizioni, ma guai a mettere in discussione e nessuno di loro anche quando viene preso in fragranza, nessuno di loro è disposto ad ammettere le proprie responsabilità, nessuno di loro è disposto a pagare per lo sbaglio che ha fatto, ma non solo, viene aiutato dai propri colleghi, e questo è inconcepibile, ci chiedono noi ultras, tra virgolette, di isolare, tra virgolette, i violenti, e poi quando questo accade all'interno delle forze dell'ordine, tutti prendono la difesa dei propri, di questi aguzzini, perché alla fine di questo che stiamo parlando, non si possono neanche usare termini come uomini. Purtroppo una volta di Nacida è sentita lo Stato come pretesto per introdurre tutti questi strumenti, a cominciare dal biglietto nominale, a cominciare dalla tessera del tifoso, che sono tutti strumenti, ripeto, di controllo principalmente, ma anche per fare business. Perché dietro la tessera del tifoso, per chi non avesse ancora capito, c'è la chiara intenzione di fare i soldi sulla nostra passione. Hanno obbligato i tifosi a sottoscrivere una sorta di carta di credito, e qua adesso dovrebbero spiegarmi come sia possibile evitare certe situazioni di tensione semplicemente applicando una carta di credito. I risultati, lo ripeto, infatti dimostrano che la tessera del tifoso è stato un fallimento totale. È uno stato in buona fede, uno stato che non è in mala fede come il nostro, a un certo punto della storia avrebbe fatto un passo indietro, perché non solo la testa di tifoso non è servita a niente, questi strumenti non sono serviti a niente, ma hanno anche allontanato, ripeto, tutte quelle categorie che si potevano riportare allo stadio. Vorrei sottolineare la mala fede di questo stato, dello stato italiano, soprattutto come quando, come diceva Valeria, non vuole applicare le norme che stanno alla base del diritto civile, ad esempio i numeri di identificazione, come diceva Valeria, il numero di identificazione non è una forma di punizione nei confronti di un poliziotto, di un cittadino così, è semplicemente una presa di responsabilità. Noi lo diciamo da quando è successo il fatto a Verona, se i poliziotti cittadini quel giorno a Verona avessero avuto un numero di identificazione, quello che è successo a Paolo non sarebbe mai accaduto, di questo ne siamo sempre più convinti, perché quando una persona è identificabile, che sia ultras o sia poliziotto, le cose cambiano. Quando invece una persona, quando ovviamente c'è lì, sa che può agire impunemente, si permette di giocare con la vita di tutti, è quello che hanno fatto e che faranno sempre, fino a quando qualcuno lo rimetterà di fronte alle proprie responsabilità. Qua non c'è una voglia di vendetta, sia chiaro a tutti, qua c'è voglia di giustizia, la giustizia si ottiene anche attraverso queste cose che sono la base, ripeto, la base dei paesi civili. Insomma, avrà mille difetti, Diego, ma sicuramente non è uno che le manda a dire.
Allora, ultras romani non mollate, dopo quell'intervento di Simone ci sono un paio di messaggi, poi quello che sta succedendo a Roma presto potrebbe essere preso d'esempio anche in altre città. Questa non deve essere una battaglia solo delle curve di Lazio-Roma, ma di tutti, questo è vero, ne abbiamo già parlato anche la scorsa stagione. Una cosa che sta succedendo invece a Pisa è che lo stadio di Pisa non ha l'agibilità, quindi il Pisa ha fatto un paio di partite a Empoli e due settimane fa è successo, c'è stata la partita Pisa-Brescia proprio con questi presunti scontri tra tifoserie. Io ora non c'ero, quindi non so cosa sia successo esattamente. Sta di fatto che poi hanno diffuso un comunicato i pisani, perché ci sono stati degli arresti, tanti denunciati, molti diffidati. I pisani erano nella loro zona e la polizia pare abbia scortato tre pullman dei bresciani in quella zona. Ora, ognuno paga per le proprie responsabilità, per quello che commette, ma io mi chiedo, se la polizia che scortava la tifoseria ospite ha portato la tifoseria ospite nella zona adibita alla tifoseria di casa, non dovrebbe in qualche modo comunque risponderne? Cioè, non mi sembra una gestione perfetta dell'ordine pubblico, no? Non c'era, se la scorta è finalizzata alla prevenzione, in questo caso c'è stata l'istigazione. Se è andata così, diciamo che IADE cambia mestiere, parlando chiaro. Insomma, l'ordine pubblico è una gestione molto superficiale, stiamo leggeri, avvocato, termini, giusto? Chiamiamolo però, tanto abbiamo capito errore, tutto. Però se è andata così è una cappellata gigantesca. No, più che altro c'era il rischio di che succedesse qualcosa ancora di più, magari più grave di quello che poi in realtà è accaduto, che per fortuna non è accaduto nulla. Probabilmente di... se non ci fosse stata la scorta non sarebbe successo niente a sto punto, perché i tifosi sapevano esattamente dove dovevano andare, o se, oppure sarebbero stati, vabbè, dove dovevano andare. No, poi tornando il discorso che faceva Diego sull'identificazione, c'è sempre parlando in buona fede, nel senso che dovrebbero essere, secondo me, per primi loro a chiederlo, perché io non risponderò mai di quello che fa un mio collega, cioè certo. Io presumo sempre che i miei colleghi siano in buona fede, siano persone, come dice il nostro codice deontologico, di specchiata, ma poi in realtà la mano sul fuoco non la metto per nessuno, quindi in primis tu, poliziotto che hai intenzione di adempiere regolarmente il tuo dovere, dovresti essere il primo a non avere problemi ad avere un numero identificativo, anche perché in tutti i mestieri vediamo i controllori di volo, i controllori del treno, qualsiasi persona a che fare con il pubblico ha un cartellino di riconoscimento, perché consente al cittadino di poter eventualmente fare delle rimostranze, eccetera. Quindi ritengo che non vi sia nulla di male, anzi sia una cosa doverosa e una cosa persino in Turchia in primis rispettosa nei loro confronti, ecco, cioè. Senti, invece tornando a Pisa, intanto noi abbiamo già dato la nostra solidarietà a tutti i ragazzi di Pisa, perché ora comunque ci sono stati davvero tanti arresti, tante diffide, noi non sappiamo cosa è successo, però loro sostengono che le cose non sono andate come i giornali hanno riportato. E devo dirti la verità, io sarò di parte, ma tendo sempre a credere più alla parola dei tifosi che non a quella dei media. Comunque a Pisa, nonostante numerose problematiche che sono appunto legate alla cessione della società, i tifosi continuano a seguire la squadra. Campi neutri, porte chiuse, hanno giocato due gare al Castellani e poi sono tornati all'Arena Garibaldi, però con gli spalti vuoti, perché la prefettura di Firenze ha revocato il nulla osta all'utilizzo dello stadio di Empoli e all'impianto pisano manca ancora l'agibilità. E quindi ci sono stati, io leggevo, più o meno 2000 tifosi nerazzurri che si sono radunati sotto la curva nord e hanno incitato la squadra da fuori, rispondendo poi alla chiamata del mister Gattuso, che aveva chiesto insomma che ci fosse comunque un incitamento. E quello che è successo, cioè, io ritengo che prendendo lo spunto da Belotti, credo che Gattuso potrebbe certamente essere indagato per concorso esterno. ha fatto una cosa bellissima, perché lui ha radunato la squadra, sì. Dopo che hanno vinto, li ha portati sui gradoni della curva, si sono affacciati salutando i tifosi che erano sotto, che incitavano la squadra. Grande Ringhio. Quindi hanno fatto veramente una cosa da brivido. Questo è sicuramente un gran gesto. No, questo è veramente stato un gesto che non so se avrà delle conseguenze. Ecco, questo però è un gran gesto, che se però prendiamo alla lettera
le disposizioni della federazione che vietano assolutamente. Noi andiamo rapporti, a dargli delle idee, che sarà una vabbè, adesso non è che deve arrivare il Belotti ideologo rincoglionito. Ah, cioè, sono cose evidenti. Però questo qui, in base alle regole demenziali della federazione, una roba del genere, Daspo. È da multa alla società, sì, e da squalifica ai giocatori, perché si prestano ad essere troppo, sì, vicini, sì, accondiscendenti rispetto a dei tifosi che sono stati costretti a star fuori. Quindi ricordo, per quanto riguarda Bergamo ha avuto, cioè l'Atalanta ha avuto una multa di 17.000 euro se non sbaglio, perché è stata organizzata la festa a Denis, l'ultima partita che ha fatto Bergamo questo inverno prima di tornare in Argentina, ed è stata fatta in un campo sportivo vicino allo stadio al termine della partita. Quindi quella che era una festa per tutti, per la federazione qualche mese dopo è diventata una sanzione all'Atalanta, deferimento, multa al dirigente che aveva accompagnato Denis e multa alla società. Quindi adesso 35 mila euro circa di multa per aver organizzato la festa di addio a un calciatore. Però anche Denis, la festa di addio con i suoi tifosi, ma la doveva fare con il CRA degli Alpini, la festa d'addio, scusa. cioè, queste sono cose demenziali. Però se accadono... ma infatti è una roba assurda. Mi fermo. Però qualcuno l'ha segnalata. Chi è questo qualcuno? Quella festa è stata fatta a un chilometro dallo stadio. Certo. Qualcuno l'ha segnalata, non dai giornali, devono esserci dei rapporti ufficiali. Qualcuno l'ha segnalata quella festa. Ma era una cosa molto pericolosa, anche voi con organizzata. Un migliaio di tifosi, bambini, un sacco, famiglie. Ma i bambini sono pericolosi, le famiglie pericolosissime. Per festeggiare uno dei più grandi campioni che se ne tornava in Argentina. Però anche voi organizzate una festa pericolosa, con persone pericolose, bambini pericolosi. All'oratorio. Io avrei dato la multa anche al parroco che ha dato la disponibilità dell'oratorio, del campo. Cioè, Max, una multa anche al parroco? Stiamo ironizzando, prima che qualcuno mi insulti per le cose che sto dicendo. Che altro che io ci prendo per oro colato, perché giustamente quello che sento... Questa è cronaca, togli il demenziale, togli gli aggettivi, ma la cronaca è festa dei tifosi a un chilometro dallo stadio, al termine della partita, un'oretta al termine della partita, in un campo dell'oratorio a Redona, questo era a gennaio, a giugno, a luglio, alla fine del campionato, arrivano 17.000 euro all'Atalanta, 17.000 euro erotti all'accompagnatore, al dirigente che aveva accompagnato il giocatore, perché è stata fatta una festa insieme ai tifosi della curva. Cioè, questa è, secondo me, istigazione poi ad una reazione, perché questa è una cosa talmente assurda, talmente ingiusta, talmente contraria a qualsiasi tipo di buonsenso, che secondo me è più pericoloso l'idea che qualcuno possa essere autorizzato a fare un gesto di questo genere che non chi organizza una festa totalmente pacifica. A sto punto, allora, i giocatori che sono venuti la sera che è stata fatta la raccolta fondi con le maglie alla lotteria organizzata dalla Curva Nord fuori dallo stadio per i terremotati, a sto punto sono passibili di... Daniela, non dare idee strane. Devo dare idee strane, ma per far capire il paradosso. Saremo all'assurdo, perché la follia pura. Purtroppo, ora, sinceramente, ne stiamo vedendo di tutti i colori. Nessuno avrebbe mai pensato che per la festa di addio di un giocatore ci potessero essere le multe. Allora, mi fermo. C'è l'ultimo break pubblicitario, l'ultima brevissima parte del dibattito, poi c'è un messaggio per te, Max. Fra poco. Nuovo Opel Corsa, tecnologia premium per tutti.
Scopri Corsa Bicolor, il meglio è di serie, a 9.950 euro, sabato e domenica. A Z Veicoli, concessionaria Opel di Bergamo, e anche ad Albano Sant'Alessandro e Sorisole. Trapattoni Marmi SRL, una realtà moderna con 50 anni di esperienza, specializzata nella lavorazione di ogni tipologia di pietra naturale ed artificiale provenienti da tutto il mondo. Realizza materiali per l'edilizia e l'arredo in genere con la massima attenzione alle esigenze della propria clientela e alla ricerca del miglior risultato. Vieni a trovarci ad Almine, in via Bergamo 14, o visita il nostro sito trapattonimarmi.it. Parrucchieri Estetica, il salone della bellezza. Ci prenderemo cura di voi con professionalità e tendenze alla moda. Vi daremo in omaggio, in ogni servizio, shampoo, maschera prepiega e finish. Parrucchieri Estetica, a Brescia in via Solferino 31 e a Ghedi via Sauro 43B. Da lunedì a sabato, dalle 9 alle 20 non stop. E a Castenedolo, galleria Ipersimpli, tutti i giorni, domenica compresa, dalle 9 alle 20 non stop. Prodotti e personale made in Italy. Giuliana e Sara, a Ospitaletto Brescia, in via 2 Giugno 62 / A, zona Trepola. Giuliana e Sara, tabaccheria, edicola, cartoleria, libreria, fotocopie, articoli regalo, ricevitoria Lotto e Super Enalotto, ricariche telefoniche, bolli auto e articoli per la scuola. Giuliana e Sara, a Ospitaletto Brescia, in via 2 Giugno 62 / A, telefono e fax 030 6840 484. Pian del Maggio è una cantina formata da giovani con la voglia di far conoscere Franciacorta anche alla loro generazione. Un luogo pronto ad accogliere avventurieri e ad accompagnarli in visite e degustazioni guidate. Proemio, Capriccio, Millumino, Furente. Pian del Maggio, passione per le bollicine di qualità, amicizia e sinergia per vivere il magico mondo del Franciacorta. Pian del Maggio, via Valli Adro Brescia, telefono 030 7254 451, www.piandelmaggio.it. Considerazione piuttosto amara e un invito. La considerazione piuttosto amara è che, come abbiamo sentito anche negli interventi, noi ci troviamo oggi a reclamare semplicemente ciò che in altri paesi, sicuramente paesi non rivoluzionari, no? Paesi europei, è già esistente. Cioè siamo a reclamare che fenomeni sociali siano considerati come tali e non come problemi di ordine pubblico da affrontare con strumenti, dispositivi e un modus operandi di intervento militare repressivo, quindi che ad esempio ciò che rappresenta l'aggregazione nelle curve per modo ultra sia considerato un fenomeno sociale e non un problema appunto, da invece gestire in maniera appunto, militare. Siamo a reclamare che vengano messi dei codici, dei numeri identificativi sulle divise degli agenti delle forze dell'ordine in funzione dell'ordine pubblico, come già avviene in tanti altri paesi, anche europei. Infatti da casa ci scrivono unica soluzione numero di identificazione. E poi ci scrivono, ma se i giocatori non possono andare dai propri tifosi, da chi devono andare? Sempre più schifato da questo calcio. E poi ti leggo. Caro Max, sai anche tu che un ricorso al TAR, oltre ad essere molto costoso, non è immediato. Nel caso a cui avete fatto riferimento, quello del Confino al Boccia, la vittima ha dovuto lasciare la propria città nel giro di poche ore, tanto che per qualche giorno ha vissuto in autogrill, ultras liberi. Ok, ha perfettamente ragione, perché purtroppo la giustizia ha dei costi e io credo faccio che pubblicità. Per quanto fare pubblicità. A chi? Eh? A chi? Tutta la vicenda del Boccia, del suo pellegrinaggio in giro per l'Italia quando è stato
raccontato nel libro Atalanta Folle Amore Nostro. Vabbè, fa fare un po' di pubblicità. Il secondo? Il volume 2, sì. E solo lo vorrei leggere anch'io questo libro. Stavo dicendo che comunque sia effettivamente vero, perché peraltro la giustizia amministrativa ha dei costi anche importanti, sì, di contributo unificato. Però in casi estremi che possono creare giurisprudenza, forse sarebbe opportuno autotassarsi per portare a un punto. Ma poi per quanto riguarda invece la velocità di queste cose, esiste per fortuna, sì, una sospensiva che dovrebbe decidere subito. Però sono d'accordo, ma è quello che dicevamo prima che è accaduto alla persona che è seduta a fianco a me. Per avere giustizia ha dovuto subire un percorso a sue spese che poi non le verranno mai restituite. Guarda, però il problema è che una grigliata. Grigliata di 6 anni. Max, ti faccio un esempio. Io ho ancora pochi minuti, però a Brescia una persona ha un provvedimento di foglio di via di 3 anni dalla città, sì, e che scade il 4 marzo. È stata fissata la data del ricorso il 22 febbraio. Sì, no, scusami, ma no, infatti, per quanto è una presa riguarda, per il. Sì, hai ragione. Per quanto riguarda il ricorso al TAR, l'unico rimedio è la sospensiva. Laddove non viene accolta la sospensiva, effettivamente addirittura passano 10 anni prima che venga discusso, certo, un processo, ormai, e peraltro su richiesta del ricorrente. Quindi ti capisco perfettamente. Il problema mio è: ma dopo il 4 marzo che cosa si inventano? Questo è il problema, non è tanto quello che ormai ci siamo quasi, no? No, però dai, ti fissano il ricorso praticamente 10 giorni prima che ti scada, dopo 3 anni ci vabbè, mo ormai l'ho fatta. Sì. Però la soddisfazione magari di poter... No, più che la soddisfazione per quanto riguarda comunque sia tutti i casi che sentiamo qua, e visto che anche le tifoserie oggi, a differenza di un'epoca dove il campanilismo prevaleva, hanno capito che esistono dei mali comuni, delle piaghe comuni che vanno affrontate e risolte. Pertanto ritengo che il ricorso di uno spesso serve anche a migliaia di altre persone. Non possono passare dei provvedimenti così abnormi. Certo che a fronte di una situazione grave viene applicato un provvedimento grave, ci sta, anche se ricorressimo davanti a qualsiasi tipo di giurisdizione perderemmo. Nel caso in cui, come viene spesso raccontato qua, vengono applicati dei provvedimenti importanti da un punto di vista della limitazione della libertà personale o comunque di altri diritti fondamentali, ritengo che sia doveroso chiedere quantomeno all'organo preposto al controllo di questi provvedimenti se il provvedimento è abnorme o se è legittimo, e in quel caso ovviamente non deve più ripetersi l'emanazione di un provvedimento errato e illegittimo. Senti, io sono arrivata in fondo, intanto faccio i complimenti a Belotti per questa vittoria. Ora è ripartito però il processo per associazione delinquere, sì, quindi in bocca al lupo invece ai ragazzi. Ai ragazzi che sono ancora in ballo in questo processo. Spero veramente che la mia soluzione possa servire molto anche per smontare le accuse, virgola, assurde, virgola, di quel processo. Scommetto che laddove venissero tutti assolti lui porterà la maglietta con scritto "vi ho purgato ancora". No, io farei la maglietta col 5, 5 a 1. No, vabbè, non sono i miei colori, però, non è la mia tifoseria, vediamo, però concordo con quello che dice Belotti. Scusa, si fa una battuta, io ripeto, non entro nel discorso personale, anche perché non conosco gli atti, però certamente quello che viene raccontato è senz'altro una soddisfazione per lui averla risolta. Chiunque conosce la realtà di Bergamo sa com'è veramente la situazione, quindi no. Sa che non ci sono i presupposti per arrivare a definire una cupola mafiosa che domina un'intera città, 5 ragazzi della curva. E comunque ricordate, come ci scrive un telespettatore da casa, che prima o poi tutti ritornano. Sono arrivati in fondo, vai con Ligabue, perché senza Ligabue non posso salutare. Ringrazio di cuore Daniele Belotti, che ha trovato un buco libero per venire. Oddio, guarda, sei stata brava adesso. Questa non è istigazione, è di più, avvocato. Io sono. Cioè, ma non puoi venire a dire a me: hai trovato un buco libero. Ale, è un anche il tro è mia, adesso.
Cioè, ma proprio alla fine viene a dire una roba del genere. Questa è una roba. Falla in replica questa, eh. Sì, ho trovato un buco libero. Spero di trovarne anche altri in futuro e vengo volentieri qua dalla Milva. Grazie. Ecco. Non ce la posso fare. Sì, proprio adesso. Mi sono incartata da sola. Intendo dire. No, ma è un annuncio. Oh, aiutami. Oh, se mi date una mano a trovare anche nell'agenda altri buchi liberi, io vengo volentieri in tutti i sensi. Quindi per chiudere proprio in modo raffinato e elegante. Mettiamo il numero di sole, sì, persone. Chiudi, bip, basta, fine. Prima di raccontare trovato il tempo, grazie per essere venuto stato a trovarci. Qua, ecco, stato venuto qua. A trovarci. Stato qua. Beh, stato grazie, qua. Dai. Max, aiutami tu. Ti prego, chiudi in maniera più sobria. Grazie Milva di avermi invitato. E anche stavolta abbiamo detto quello che pensavamo. Anche okay, proprio tutto. Proprio tutto. Grazie per essere stati con noi. Ricordate le repliche, poi comunque potete rivedere la puntata sul canale YouTube 12esimo in campo. Ci rivediamo in diretta il prossimo mercoledì, sempre a partire dalle 20.45 sul canale 216 di Sella TV. Non ce la faccio più. Ciao a tutti. Got me.